E con gioia ritroviamo anche oggi Padre Ernesto Della Corte, il nostro amico e biblista che ci fa compagnia ogni domenica. Ben trovato, Padre Ernesto. Buona domenica, buona Pasqua della settimana a tutti voi. Buona Pasqua della settimana anche a te. E allora oggi ci ritroviamo sempre tra le pagine della Sacra Scrittura. Quest'oggi ci soffermeremo su Luca, su un brano di Luca al capitolo 18, versetti 1-8. Io ti do il là, magari è anche sbagliato. Leggendo questo versetto, ma il figlio dell'uomo venendo troverà la fede sulla terra? Eh sì, direi che quella è la chiave di lettura di tutto il testo. Anzi, direi che è un modo da parte di Gesù di rovesciare quello che sono le nostre convinzioni. Perché Sì. davanti a questa domanda uno dice: ma perché Gesù ha ribaltato le posizioni? Perché spesso noi mettiamo in discussione l'aiuto di Dio. Ma Dio si ricorda di noi? Ma Dio ascolta la nostra preghiera? Vuole forse una preghiera più insistente? Forse, come dice Agostino, noi sbagliamo a pregare o chiediamo cose sbagliate? Direi che qui la lezione magistrale di Luca oggi ci mette davanti a quella domanda che riapre e ribalta la questione. Ma andiamo con ordine, perché Luca in queste settimane ci sta facendo delle catechesi meravigliose. Nelle ultime 2 settimane abbiamo visto il rapporto tra la fede e il servizio, domenica scorsa la fede e il rendimento di grazie e l'Eucaristia. E direi che in queste ultime 2 settimane, oggi e domenica prossima, avremo il rapporto della fede con la preghiera. Come deve essere questa preghiera? Perché nel testo, proprio all'inizio, dice così Luca: diceva loro una parabola, il soggetto è Gesù, per insegnare che bisogna pregare sempre e non stancarsi mai. Quindi c'è quel versetto iniziale che sembra riprendere poi dopo. Che significa pregare sempre e non stancarsi mai? Mica uno può stare sempre in un atteggiamento di preghiera. Che cosa vuol dire? Evidentemente c'è qualcosa sotto che noi dobbiamo capire. E qui c'è sotto il testo meraviglioso della prima lettura che Luca, che fa da corona a Luca, perché è una tematica davvero importante. Siamo nel capitolo 17 del libro dell'Esodo, quindi siamo davvero molto lontano da Gesù. Siamo addirittura in una località, Refidim, che è più o meno a nord-est del Jebel El Musa, la montagna famosa dove Dio si rivela al popolo di Israele, a Mosè, per dargli i comandamenti. E c'è il racconto di una battaglia famosa, la battaglia tra gli israeliti e gli amalecite, i quali non sono solo due popoli contrapposti, ma sono due popoli che hanno due divinità contrapposte. Quindi sotto c'è proprio in un certo senso una sorta di disputa fra il Dio di Israele e gli dèi degli Amaleciti. E Mosè assume l'atteggiamento del combattimento. Al versetto 9 noi leggiamo del capitolo 17: domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone, quel bastone con cui Mosè ha liberato Israele dall'Egitto. Lo stesso bastone che ha percosso la roccia a Massa e Meribe, dove ne è uscita acqua. Beh, qui non c'è una parola di Mosè. Mosè non dà un contenuto alla sua preghiera, non c'è nessuna parola. L'autore sacro ci dice: era ritto in piedi con le mani alzate. Un atteggiamento davvero molto bello. Si vede che l'autore sacro vuole dirci una cosa: la preghiera autentica è una preghiera che a volte non ha bisogno di parole, perché nel mondo orientale è il corpo che prega, è il corpo che addirittura si fa preghiera. E in questo episodio, e quindi ci apre poi le porte del Vangelo, direi che l'autore sacro mette l'attenzione sulla fiducia nella preghiera. Mosè ha fiducia che Dio stesso combatterà per il suo popolo, che Dio chiede perseveranza, quindi senza stancarsi mai, cioè essendo perseveranti in questo atteggiamento di preghiera. Paolo stesso, molto più tardi, scrivendo a Timoteo, noi oggi leggeremo la seconda, ma nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2, Paolo dice: io voglio che gli uomini preghino dovunque si trovino, alzando le mani al cielo, con le mani pure, che abbiano mani pure, cioè mani senza ira
senza contese, perché per gli ebrei, quando si prega, bisogna pregare a mani pulite, a mani nude, perché non dobbiamo avere né armi, né pregiudizi, né giudizi contro gli altri. Poi l'iconografia paleocristiana addirittura ci farà vedere delle bellissime rappresentazioni della preghiera proprio con le braccia elevate in alto, o in segno di accoglienza, o per far vedere a Dio che le mani sono pulite, perché noi dobbiamo pregare Dio nella nostra povertà. E allora, in questo senso, direi, troviamo il testo meraviglioso che tu mi chiedevi. Ma troverà il figlio dell'uomo fede sulla terra quando tornerà? Da dove nasce questa domanda che chiude il testo, ma in un certo senso lo apre? Dalla parabola che Gesù ci racconta. In una città c'è un giudice che ha una caratteristica: non teme né Dio né si cura degli altri. Quindi c'è, come dire, una sorta di rappresentazione di un uomo che è onnipotente, un uomo che può fare tutto quello che vuole. Non dimentichiamo che nell'antichità essere giudici significava avere un potere smisurato. Non è come il giudice di oggi, che ha un codice, ha delle leggi. Il giudice poteva applicare la legge come voleva, quindi in questo senso un po' si comportava da onnipotente, da strapotente in un certo senso. Ma in quella stessa città vive una vedova, e la vedova, un po' come i lebbrosi domenica scorsa, la vedova fa parte di quei personaggi, come i bambini, come i lebbrosi, i malati, come i pagani, fa parte proprio di quei personaggi non considerati. Una donna, quando rimaneva vedova, era davvero alla mercé di tutte le persone, perché il marito le era protezione non solo economica, ma protezione anche sociale, protezione religiosa. La vedova era una donna davvero esposta. Ecco perché Dio, nella sua legislazione, mette sempre davanti gli orfani, la vedova, i poveri, quindi le categorie più a rischio. Questa donna va dal giudice e va a chiedergli qualcosa di importante. Fammi giustizia. Anzi, vorrei far osservare che in 8 versetti, per ben 4 volte, al versetto 3, al versetto 5, poi di nuovo al versetto 7, poi di nuovo 2 volte addirittura al versetto 7, si parla di fammi giustizia. Luca ci mette davanti a una preghiera di una donna che è insistente, che persevera, che non si stanca e che non chiede stupidaggini, ma chiede giustizia. Quindi siamo in una tematica che è fondamentale nel Vangelo secondo Luca. Fammi giustizia contro il mio avversario. Io ho bisogno di qualcuno che renda giustizia. Dietro questa figura del giudice iniquo, in realtà si nasconde proprio il Signore. E qual è l'atteggiamento di questo giudice? Per lungo tempo, dice il testo, non ha voluto. Poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non curo nessuno, quindi non guardo in faccia a nessuno, potremmo dire, poiché questa vedova mi infastidisce, io le farò giustizia, perché la smetta di venire qui da me e di tormentarmi. E Gesù su queste parole fa il suo commento al versetto 6, quando dice: ora il Signore disse, ascoltate che cosa dice il giudice iniquo. Quindi, notate, un uomo come il giudice, nonostante sia iniquo, lo definisce così il Signore Gesù, lo definisce o crites tes adikias, quindi un giudice di ingiustizia addirittura, quindi traducendolo proprio letteralmente, dobbiamo dire, è piuttosto un giudice dell'ingiustizia che della giustizia. Eppure, anche per un motivo direi egoistico, per non essere tormentato da questa donna, ha fatto giustizia. Allora Gesù fa un ragionamento a fortiori, cioè se quest'uomo che non teme Dio e non teme gli uomini ha fatto giustizia a questa donna, fa una domanda: ma Dio non farà giustizia? Notate che il testo è molto forte, non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Lui che è, e qui c'è un testo meraviglioso, grande di animo, a macro tiumei e piautois, che è, come dire, con l'animo aperto nei loro confronti, io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Qui Gesù ci fa riflettere perché effettivamente la domanda della vedova è stata molto forte: fammi giustizia, fammi
fammi giustizia. La sede di giustizia direi che è la preghiera di tutte le vedove che sono sempre state, di tutti i poveri della terra. Fammi giustizia. La gente cerca giustizia e la donna insiste. In quella meravigliosa immagine della vedova è racchiuso tutto il disagio dei buoni, degli onesti, delle persone che ancora oggi chiedono giustizia. E allora ci si chiede, ma se Dio è giusto, per quale motivo nel mondo c'è ancora tanta ingiustizia? Allora la parabola ci dà già una risposta. Continuate a pregare con insistenza, con fiducia, perché l'intervento di Dio è certamente pronto. Dio non può non ascoltare i poveri che gridano a Lui. Davvero Dio chiede di avere questa fiducia, però attenzione che qui c'è un rapporto tra fede e insistenza che è importante. Noi ne abbiamo parlato qualche settimana fa, anche quando non abbiamo fatto la trasmissione, quando al capitolo 11 c'è stato un amico che va a bussare alla porta di un altro amico perché non ha pane, non ha nulla da offrire a un suo ospite, nel cuore della notte lo va a svegliare. E anche lì c'è il rapporto tra fede e preghiera, perché a chi uno può, con chi uno può insistere con chi conosce. Per cui non è l'insistenza che porta alla preghiera, ma è la fiducia in una persona che ti porta a insistere. Perché questa vedova insiste? Perché ha fiducia che prima o poi il Signore gli farà fare giustizia anche attraverso un uomo corrotto. In questo senso è importante dunque far capire che il personaggio principale di questa parabola non è la vedova, Ma il è il giudice. giudice. Sembra strano che Dio si nasconda dietro la figura di un giudice, ma lo fa per far capire se un giudice disonesto, tutto sommato, alla fine ha ceduto e ha fatto giustizia a questa povera donna, come volete che non lo faccia ai suoi eletti, ai suoi figli, come Dio non può non preoccuparsi della nostra vita. Per cui, anche se sembra assente, anche se sembra non risponderci, anche se sembra apparentemente lontano da noi, Dio ci ascolta, Dio ci viene incontro e l'uomo non può pretendere di far intervenire per suoi meriti Dio. Non possiamo sostituirci a lui, perché il regno di Dio è di Dio, non è degli uomini. Dio sa quando è il momento di intervenire. E allora questa parabola che cosa fa? Viene rovesciata. Voi vi preoccupate, dice Gesù, se davvero Dio interviene. Io vi dico che Dio interviene. C'è una certezza nella nostra vita. Dio ascolta le nostre preghiere, soprattutto dei poveri, dei sofferenti. State tranquilli, anzi, dice il testo, vi dico che farà loro giustizia prontamente. Il testo è molto forte, entakei, Noi dovremmo tradurre il dialetto tata, cioè meno che te lo aspetti, è un Dio che non solo nel tempo, ma nelle situazioni prende a cuore la nostra difficoltà. Per cui non dubitate di questo. E sembra che la parabola ci abbia risposto. E invece Gesù, qui è un capolavoro di Luca, capovolge il nostro problema. Il vero problema non è l'efficacia della nostra preghiera, come fare a farsi ascoltare da Dio. Non basta alzare la voce, non sono le nostre parole, i nostri meriti ad attirare Dio, ma c'è una certezza, Dio ci ascolta. Piuttosto, quando verrà il figlio dell'uomo, troverà fede sulla terra e in questo senso vedete questo futuro, troverà, perché noi non possiamo fare memoria solo del passato, Dio è intervenuto, né memoria solo del presente, Dio interviene. Prima di questa parabola Gesù ha raccontato del figlio dell'uomo che tornerà per il giudizio. In quel giorno noi saremo chiamati al giudizio davanti al Signore. Ecco, in attesa di questa seconda venuta, preoccupatevi, dice Gesù, di un'altra cosa. Non vi affannate inutilmente. Ricordatevi di una cosa. Voi avete conservato la fede? Perché la fede di oggi ci apre il giudizio benevolo di Dio nel futuro. Per cui preoccupatevi davvero di guardare
a questa meravigliosa realtà. Dio interviene, ma voi piuttosto siete pronti a conservare questa fede lungo le traversie della vita? Padre Ernesto, se vogliamo attualizzare questo messaggio, no, del Vangelo di oggi, a noi c'è sempre stato detto, insomma, ci insegnavano anche i nostri genitori, di non insistere, anche se l'insistenza poi è fatta con amore. In realtà con Dio dobbiamo farlo, è questo che tu ci stai spiegando. Ma che con Dio noi dobbiamo fare un'altra cosa, non è l'insistenza, non è la nostra insistenza che apre le porte a Dio. Io vi voglio fare un episodio, tanto per farvi capire. Spiegavo questa parabola in una grande sala dove c'era tantissima gente. A un certo punto, avendo il microfono, mi fermo e dico: scusate, ma sento bussare alla porta, forse sarà rimasto qualcuno fuori, vi prego, aprite, dico, sembra brutto, no? La gente rumoreggiava, si è guardati indietro. Si sono girati tutti verso quella porta. Una persona, direi con molta nonchalance, si è alzata e è andata alla porta e l'ha aperta. Ma no, stia tranquillo, dico. Stavo scherzando. Quella è la vedova che sta bussando. E la gente ha capito. Dico, guardate, noi mettiamo sempre l'attenzione sulla nostra insistenza. Non è la nostra insistenza che muove il cuore di Dio, ma la fiducia. Noi sappiamo a chi stiamo pregando? È un giudice iniquo il nostro Dio? È un patrigno? Oh, assolutamente, è una madre, è un padre. Perché abbiamo una certezza che la fiducia in lui, in questo senso noi oggi parliamo di una fede soggettiva, cioè di quella fede che devo avere io verso Dio. Io devo fidarmi di lui, affidarmi a lui, così come fa Gesù. Domenica scorsa ne parlavamo. Se ricordate bene, la fede di Gesù Cristo. Beh, oggi si parla della fede di ognuno di noi. Noi possiamo insistere perché? Perché dall'altra parte c'è Dio che parla. Per cui è la fiducia che in un certo senso fa partire l'insistenza, non il contrario. Ecco perché diventiamo certe volte pagani pensando di alzare la voce o di fare le nostre belle preghiere. No, 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 noi dobbiamo fidarci di Dio. Perché è la fede che ci porta davvero alla preghiera. Per cui spesso anche in confessione mi capita di dire alle persone: Padre, la mia preghiera è arida. Beh, dico, vuol dire che la tua fede è arida. Perché la preghiera dipende dalla fede. È come il rapporto tra due persone che si amano, no? Se tuo figlio ti ama, Anna Maria, troverà sempre o gesti o parole per dimostrarlo. Mosè, nella prima lettura, ha pregato solo con le mani, solo col corpo, senza parole. Dio conosce ciò che c'è nel fondo del nostro cuore, ma vuole vedere in noi questo affidamento, questo fidarci di Lui. Solo così davvero noi possiamo pensare di poter, come dire, in un certo senso, pensare di metterci in un giusto rapporto con il Signore. Quanto sono belle le pagine del Vangelo e quanto è bella anche la tua spiegazione, questa breve lezione che tu ci doni ogni domenica. Dunque, Luca ci fa capire che dove c'è mancanza di preghiera incessante, ci può essere mancanza di fede. Tu lo hai È sottolineato al la meglio. fede che comanda tutta la nostra vita. La fede ci porta al servizio, la fede ci porta al rendimento di grazie, la fede ci porta a questa fiducia piena in Dio. Per cui, anche quando sembra che Dio non ci ascolti, noi non cessiamo di pregarlo. Perché oggi, in questa parabola, se vogliamo sintetizzarla, noi troviamo le caratteristiche più belle che Gesù ci spiega sulla preghiera. Una preghiera che non si stanca. Che significa non stancarsi? Cercare, bussare. Ricordate quando Gesù dice: bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete. Noi non dobbiamo pensare di costringere Dio a cedere e a soddisfare i nostri bisogni, molto egoistici a volte, con la nostra insistenza. No, la preghiera deve essere perseverante, quindi fare memoria di Dio aprendosi al futuro. Nella preghiera è una seconda cosa. Noi portiamo avanti la nostra debolezza. Si prega per dire a Dio: siamo piccoli, siamo poveri. Pensa quando noi diciamo Osanna al figlio di Davide, Hoshianna, Hoshianna, ti prego, Signore, salvaci. Ecco, noi dobbiamo stancarci di manifestare a Dio la nostra debolezza nella certezza che Lui ci viene incontro. E poi la terza grande cosa, no? La preghiera ci apre al futuro, a questo regno di Dio che viene. Ecco perché Gesù dice:
Poi preoccupatevi di una cosa: quando il figlio dell'uomo, cioè lui, verrà sulla terra per la seconda volta, troverà fede. Perché il difficile oggi è davvero conservare la fede, cioè conservare una relazione positiva, bella, fiduciosa, trasparente, gioiosa, luminosa con Dio, fidarsi di Dio. Questo è davvero una fede grande. E allora perseveriamo tutti e non ci stanchiamo di insistere, non ci stancheremo di insistere per far arrivare la nostra preghiera a Lui. Grazie a te, Padre Ernesto, anche per oggi. Ringraziamo i nostri amici che ci inseguono e che ci inseguono nelle nostre trasmissioni e che tante volte veramente ci fanno tante domande. A loro vorrei fare un augurio. Abbiate fiducia piena in Dio. Ecco perché noi possiamo rivolgerci a Lui come Padre, perché davvero è quella fiducia, quella fede forte che fa scaturire in noi una preghiera vera. E diciamogli quella preghiera che dicevano i nostri primi cristiani: Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni presto. Per questo noi ogni volta che iniziamo nella liturgia cominciamo con il salmo che dice: O Dio, vieni a salvarmi. E poi noi rispondiamo: Signore, vieni presto in nostro aiuto. Sia questo oggi davvero la nostra preghiera. Grazie Padre Ernesto, ti ritroveremo domenica prossima e buona Pasqua della settimana a te. Grazie a voi, Shalom Uberach Alechem, pace e benedizione a voi.